Benvenuti al nostro appuntamento che in questa sessione ci vedrà assieme non per i consueti 30 minuti delle lezioni dedicate ai libri della Bibbia, ma con l'aiuto del Signore saremo insieme per un tempo un po' più lungo. Solitamente quando abbiamo questi incontri più lunghi abbiamo insieme l'opportunità di affrontare delle tematiche specifiche tematiche che hanno sempre una connessione e dei riferimenti alla scrittura. In questo tempo intendo con voi riflettere su quella che la scrittura presenta addirittura come essere una dottrina. Mi sto riferendo all'imposizione delle mani. Che cos'è l'imposizione delle mani? Qualche settimana, qualche mese fa, ha fatto scalpore sui media nazionali l'azione compiuta da Papa Francesco. Quando in una delle sue passeggiate tra la folla si è fermato nel nei pressi di una persona, avendo ricevuto la richiesta di pregar per lui, ha accompagnato la sua preghiera con un'azione molto semplice, quella di porre le mani sul capo di questa persona. Allora nell'ignoranza sociale si è scatenato un putiferio di domande, perché il Papa ha messo le mani sulla testa? C'era un demone, una liberazione? Quale spiegazione? al punto che è dovuto intervenire il portavoce del Vaticano per spiegare il significato di quell'azione. Allora, noi che viviamo il mondo evangelico, la cosa almeno a me ha fatto un poco sorridere, perché dietro ad ogni movimento di una mano rivolta verso qualcuno si è sempre pronti a vedere qualcosa di particolare, mistero. Allora io vorrei insieme a voi, tenendo da una parte Papa Francesco, perché appartiene al mondo cattolico, seppur mondo cristiano, e mettendo da un'altra parte una realtà che lambisce alcuni ambienti evangelici, in maniera particolare quelli pentecostali, e per essere precisi neopentecostali dove le preghiere sono accompagnate dai movimenti delle mani e non si muove foglia se non ci sono delle mani che si muovono. Noi nel nostro stare insieme abbiamo fatto una scelta di fede. La nostra guida, la nostra lampada non sono né le azioni di un papa né i pensieri di pseudoministri o cosiddetti guaritori del mondo evangelico, la nostra guida è e rimane la parola di Dio, la scrittura ed è per questo che partiamo da essa. Io vorrei leggere con voi perché il nostro riflettere ci offre la possibilità di leggere diversi testi delle scritture, di partire con il capitolo 6 dell'epistola. Agli Ebrei, leggeremo i primi tre versi, Epistola agli Ebrei, capitolo 6, dal verso primo. Sicuramente non tutti leggeremo dalla stessa versione della Bibbia. Io ho davanti a me degli appunti dove il testo è ripreso dalla versione Luzzi, ho davanti a me anche una Bibbia nella versione nuova riveduta, mi attengo ai miei appunti e leggo dalla versione luzzi. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e dell'imposizione delle mani. Della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. E così faremo, seppur Dio lo permette. Questi testi sono preceduti al capitolo 5, dal verso 13, da queste parole. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è un bambino. Il cibo solido, invece, è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Il testo di questa epistola cerca di elevare la conoscenza della fede. E l'elenco delle dottrine che noi abbiamo letto, e tra queste la dottrina dell'imposizione delle mani, non è qualcosa di alto. Quest'elenco di insegnamenti che appartenevano alla nascente Chiesa facevano parte dell'atte della parola, cioè della conoscenza basilare. Era fondamento dell'insegnamento, fondamento della fede, il ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, la dottrina dei battesimi e dell'imposizione delle mani la dottrina della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. La scrittura ci dice che le cose elementari che un credente all'interno della comunità di fede, le cose elementari che doveva conoscere erano proprio queste. Noi a distanza di secoli ci accorgiamo che forse non tutti i credenti conoscono queste cose basilari. E quando non si conoscono gli elementi basilari, tutto ciò che è pseudo, tutto ciò che è fasullo, inerente a certi argomenti, se non c'è la conoscenza, non si è in grado, così come ci diceva il verso 14, non si hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. E soltanto perché alcune cose vengono praticate, quindi uno le vede fare, si pensa che così debbano funzionare. Allora, il testo di Ebrei ci dice che l'imposizione delle mani e l'insegnamento di questa azione, di questa pratica ecclesiale, fa parte delle cose basilari. Allora io vi chiedo in questo momento, se fa parte delle cose basilari, ciascuno di noi dovrebbe essere in grado di spiegarlo. Ogni credente dovrebbe avere quella conoscenza che, davanti a un telegiornale che mostra il Papa che fa una certa azione, dovrebbe essere in grado di spiegare che cosa significava. E dove invece ci sono delle mani che vogliono scacciare il demonio, dire in realtà quello che dice la scrittura. Allora, io non voglio entrare nel merito della vostra conoscenza, ma sono qui per sollecitare la vostra conoscenza e quindi di approfondirla assieme. Innanzitutto la Scrittura è composta di due patti, di due grandi parti: l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Noi troviamo delle mani che vengono imposte in racconti dell'Antico Testamento e in testi del Nuovo Testamento. Allora, siccome abbiamo eretto la Scrittura a nostra guida, cerchiamo di seguire la Scrittura Innanzitutto, nell'Antico Testamento, credo non abbiamo molta difficoltà a dire che siamo di fronte ad un gesto simbolico. Quando vengono usate le mani nell'Antico Testamento, soprattutto quando il patriarca, il padre, trasferisce la benedizione al figlio. Possiamo mai immaginare che c'è qualcosa che esce dalla mano? Ma invece ci viene molto semplice ritenere in quella mano che si poggia sul figlio un atto simbolico per dire: oggi io scelgo, decido di dare a te ciò che Dio aveva dato a me. E quindi l'azione della mano che viene poggiata sul capo, sulla spalla sotto la coscia così come si usava per una forma di giuramento era un'azione simbolica quando la mano tocca una persona dalla mano non esce nulla non so voi dalle vostre mani esce qualcosa tutti come spider man schizza la ragnatela o esce qualche altra cosa, spero che nessuno abbia le stimmate. Forse, considerando il periodo in cui stiamo assieme, credo che se esce qualcosa è sudore, tanto sudore a qualcuno. Ma la mano rappresenta anche un'altra cosa. La mano è quella che stringe. E quando una mano stringe, che cosa comunica la mano che stringe? Da, dalla stretta di una mano che ricevete da qualcuno, cosa siete in grado di misurare? La forza dell'altra persona, la possanza. E quindi la mano è un simbolo di forza, è la mano che accompagna la preghiera. La mano che accompagna l'intercessione nell'Antico Testamento comunica la forza del Signore sulla vita, ancora di chi muove la sua mano. Ma non sempre la mano accompagna un gesto cosiddetto spirituale. Io credo che c'è un agire delle nostre mani molto istintivo. Quanti di voi che avete dei figli vi capita quando vi vengono vicino e quindi sono ancora in un'età che sono all'altezza della vostra cintura? Quando avete un bambino che vi viene ad abbracciare ed è all'altezza della vostra cintura e lui vi abbraccia o lei vi abbraccia, vi viene facile mettere la mano sulla sua testa. In quel caso la mano che si poggia sul capo è una forma di protezione, è un atto che viene fatto istintivamente, ma il bambino che sente la mano sul suo capo si sente protetto, si sente covato, si sente avvolto, sente quella mano sopra di lui che gli dice papà, mamma sono quelli che hanno cura di me. E uscendo per un attimo dall'Antico Testamento, quando Gesù incontra i bambini, la scrittura dice che lui li benedice. Il testo che leggeremo dopo dice che egli impose loro le mani. Cosa aveva da trasferire a dei bambini Gesù? Quale opera di preghiera, di liberazione, di trasferimento doveva compiere se non invece fargli sentire la sua cura e la sua protezione. Noi dobbiamo imparare nella nostra vita spirituale a tenere gli occhi alzati al cielo perché Dio si manifesta attraverso uomini e donne come noi, ma dalle mani di uomini e donne come noi, non uscirà mai nulla. Non c'è del potere che appartiene a un essere umano. Nelle chiese non si può praticare la pranoterapia, la mano che passa su particolari punti e che cura, trasferendo un calore particolare. La scrittura ci dice che dove si muovono delle mani, e quindi sono dei gesti istintivi, sono dei gesti simbolici. Seppure accade qualcosa di miracoloso, non è per la mano che si è mossa, non è per la mano che ha toccato, perché la Scrittura ci dice sempre in ebrei che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Per cui se riceviamo, raccogliamo un beneficio da parte di Dio, non è per i meriti, per le capacità della mano che ci ha toccato, ma è per la nostra fede, solo ed esclusivamente per la nostra fede. E se non è la nostra fede, è per la fede di colui che prega con noi o prega per noi. Perché Matteo capitolo 21, verso 22 ci ricorda tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede lo otterrete. La scrittura non dice, tutto ciò che chiederete in preghiera, quando una mano vi toccherà lo ricevete. Dice, avendo fede lo otterrete. Quindi nel pregare per qualcuno, nel ricevere la preghiera non è scritto da nessuna parte che è obbligatorio che una mano tocchi la nostra vita. Nell'Antico Testamento l'imposizione delle mani serviva anche a dedicare. Troviamo le mani mosse nei confronti di alcune persone nel Libro dei Numeri, al capitolo 8, al verso 10, dove il testo ci dice farai avvicinare i leviti davanti al Signore e i figli di Israele imporranno le mani sui leviti. I figli di Israele imporranno le mani. Qui non riusciamo ad immaginare il popolo e tutti quanti che mettono le mani sui leviti, altrimenti alla fine dell'imposizione delle mani dei leviti non sarebbe rimasta più niente. Beh, probabilmente un'azione corale del popolo che alza le mani in direzione dei Leviti e questa imposizione di mani cosa sta a rappresentare? Una chiamata, cioè i Leviti sono stati scelti per fare un servizio insieme ai sacerdoti a favore del popolo e quindi le mani che si alzano verso di loro sono una forma di dedicazione. Per dire, Signore, costoro ti appartengono e sono tuoi. È un'altra forma di dedicazione, noi la troviamo sulla vita di Giosuè. Sempre in numeri, al capitolo 27, al verso 18. Il Signore disse a Mosè, prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito, imporrai la tua mano su di lui. Lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità. È il testo continua: Il fatto che Mosè pone la sua mano su Giosuè diventa agli occhi del popolo un modo per dire costui è colui che è stato scelto in mia vece. Dopo di me ci sarà lui. Ma non è la mano che sceglie. L'imposizione delle mani è successiva alla scelta che Dio ha fatto e quindi è un'azione sempre simbolica per comunicare al popolo la mano di Dio sulla mia vita, attraverso la mia vita oggi e sulla vita di Giosuè. Ma c'era un'altra forma di dedicazione, quando le mani si poggiavano sugli animali che dovevano essere offerti al Tempio. Mettere la mano sull'animale da sacrificare era un'altra azione simbolica, simboleggiava il trasferimento dei peccati commessi su quell'animale che diventava ancora l'animale sacrificale. In maniera particolare, credo ricordiamo tutti quanti il capro espiatorio: A Zazzella, quel capro che una volta all'anno veniva condotto. E sul quale ancora il Sommo Sacerdote poneva la sua mano, e in quell'azione si, simbo si simboleggiava il trasferimento dei peccati del popolo. Poi il capro veniva mandato nel deserto a morire fuori dall'accampamento. E noi, in questa azione del capro Azazel, abbiamo visto poi l'incarnazione dell'agnello immacolato. Colui sul quale Dio ha posto la sua mano raccogliendo i nostri peccati sopra di Lui e Lui è andato a morire fuori dalla città, inchiodando i nostri peccati al legno della croce. Quindi questa azione di posare le mani sugli animali accompagnava i sacrifici ed era sempre un'azione simbolica. Credo che nessuno pensi che nel momento in cui abbia delle colpe, abbia dei pesi, abbia un gravame spirituale, tornando a casa prende il suo cane, prende il suo gatto, qualcuno forse ha un coniglio, qualcuno ha un uccellino in gabbia e riguardando all'Antico Testamento pensa di fare la stessa cosa. Mette le mani sulla testa e dice: Io trasferisco a te tutti i miei peccati, adesso tu devi morire. Dico queste cose da una parte per farvi sorridere, ma dall'altra parte per tenere lontane quelle che sono delle bagianate, che purtroppo dove non c'è la conoscenza della scrittura, vengono anche. Propinate come dell'oro colato. Passiamo al Nuovo Testamento. Anche nel Nuovo Testamento l'imposizione delle mani è un gesto simbolico. Menzionavamo già prima l'episodio quando Gesù benedice i bambini. Possiamo leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, dal verso 13. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che glieli presentavano. Gesù però disse, lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli. E imposte loro le mani, si partì di là. C'è un'imposizione delle mani accompagnata da quella che la scrittura definisce benedizione, quindi un dire bene, una parola da parte del Signore a favore di qualcuno. Lo stesso testo nel Vangelo di Marco al capitolo 10, al verso 15 recita. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà. Appunto in esso, e presi l'imbraccio e imposte loro le mani, li benediceva. Sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Il testo di Marco, che è reputato e ritenuto testo più antico, ci dice che Gesù prende in braccio i bambini. Quindi non siamo di fronte a un'azione liturgica. Io noto più che altro un'azione molto affettuosa, molto paternale da parte di Gesù nei confronti di questi bambini. Ma il testo di Matteo ci diceva che a Gesù furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Quindi nel Nuovo Testamento l'imposizione delle mani diventa, non so quando, ma comincia a diventare nei nostri racconti un'azione che accompagna una preghiera. Punto primo, l'imposizione delle mani accompagna la preghiera. Quale tipo di preghiera? Punto secondo, Marco capitolo 6 al verso 4. Ma Gesù diceva loro, nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria. Fra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati, a cui impose le mani. E la Scrittura dice: E li guarì. Cominciamo a notare nel testo neotestamentario la guarigione che segue l'imposizione delle mani. Capitolo 8 del Vangelo di Marco, sempre, al verso 22: E vennero in Bethsaida e gli fu menato un cieco. E lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. E sputatogli negli occhi ed impostegli le mani, gli domandò: Vedi tu qualcosa? Io già lo so a cosa state pensando. Il testo di Ebrei menziona la dottrina dell'imposizione delle mani, non c'è la dottrina dello sputo negli occhi. Quindi non sputate nell'occhio a nessuno pensando che è una forma di preghiera, perché questa dottrina non è menzionata nell'epistola agli Ebrei. Al capitolo 4 del Vangelo di Luca, al verso 40, al tramontare del sole, tutti coloro che avevano degli infermi, Colpiti da varie malattie li condussero da lui ed egli imposto le mani su ciascuno di loro li guarì. Siamo di fronte a dei racconti che ci dicono che l'imposizione delle mani non è fatta solo per il cieco o in particolari infermità. Quest'ultimo testo ci dice da varie malattie. Gesù pregò per tutti imponendo le mani e furono guariti. Allora io vorrei che noi cominciassimo a capire perché l'imposizione delle mani e la preghiera. Se Gesù avesse voluto, avrebbe potuto pregare per tutti quanti nello stesso momento. Se Gesù avesse voluto, avrebbe potuto schioccar le dita e tutti erano guariti. Invece noi ci troviamo di fronte a dei racconti dove c'è l'imposizione persona per persona. Allora se noi riflettiamo, comprendiamo e ci accorgiamo che l'imposizione delle mani diventa un contatto fisico. Quelle mani che toccano la propria persona testimoniano che Gesù in quel momento... Sta intervenendo sulla mia vita e quelle mani che toccano l'ammalato gli danno quella spinta nella fede per credere che Dio in quel momento sta agendo proprio per noi. Ecco perché è importante quello che vi dicevo all'inizio: non sono le mani che guariscono, non sono le mani che compiono il miracolo, ma il contatto delle mani serve esclusivamente a sostenere la fede di chi chiede la preghiera e chi chiede la preghiera deve credere che quello che riceve è per la sua fede non è per il tocco magico di mani in particolare quelle mani che toccano in quel momento non hanno nulla di straordinario ma la nostra fede in quel momento è sospinta da un contatto fisico a credere che così come la mano del predicatore, del pastore, dell'anziano, di colui che sta ministrando la preghiera tocca il mio corpo, tocca la mia vita, allo stesso modo, attraverso quella mano, attraverso quell'azione, Dio sta toccando la mia vita. Se tutti coloro, che chiedono la preghiera ministeriale partissero da questo presupposto, chissà, forse vedremmo qualche miracolo in più. Molti che non realizzano e non afferrano nessun risultato, probabilmente è perché confidano nelle mani che toccano, ma le mani che toccano. Sono mani umane, sono mani per un certo verso sporche, sono mani limitate, sono mani come le mie. A quel punto ciascuno di noi potrebbe toccarsi da solo. A che serve chiedere che qualcun altro preghi e mi tocchi? Ecco la fede. Quello che Gesù compie, così come ci rivelano i Vangeli, noi lo vediamo fare dai discepoli. E c'è un testo in particolare che trasferisce questo mandato. Secondo alcuni questo è un testo aggiunto successivamente alla conclusione del Vangelo di Marco. Mi riferisco al capitolo 16 e versi 17 e 18. Seppur sia stato aggiunto in un secondo momento, io credo che chi ha deciso di inserirlo è perché quello che va a scrivere lui lo sta vivendo, sta vedendo queste cose compiersi nella Chiesa appena nata. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Questo testo del Vangelo di Marco, così come a me spesso piace dire, sic et simpliciter, secco sicco, semplice semplice imporranno le mani ed essi guariranno. Per cui l'imposizione delle mani è legata a una preghiera per la guarigione. Allora perché si impongono le mani per le liberazioni? Perché si impongono le mani per far cadere le persone? Perché si impongono le mani per tante altre realtà? Allora il libro degli Atti ci racconta al capitolo 8 dai versi 14 al verso 17 abbiamo la storia di quando Pietro e Giovanni vengono mandati ai Samaritani e questi non avevano ancora conoscenza del battesimo nello Spirito e il verso 17 di Atti 8 dice quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo allora Diversamente da quello che ci dice Marco, gli apostoli impongono le mani per pregare affinché i samaritani possano ricevere lo Spirito. E la loro imposizione di mani trova adempimento. I samaritani cominciano a parlare in lingue a loro sconosciute. La stessa cosa accade con Paolo. Capitolo 19, versi 5 e 6: Udito questi, siamo sempre nel libro degli atti. Furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Purtroppo nei secoli questa pratica è diventata liturgica è diventata liturgia nell'ambiente dei nostri amici cattolici, dove quella che si chiama Cresima non è altra che la trasformazione del battesimo dello Spirito Santo, dove c'è la mano di qualcuno che tocca il cosiddetto padrino testimone, se preferite, compare di Cresima. Che non parla il lingue, che non ha il battesimo dello Spirito, che a sua volta mette la mano, c'è un trasferimento, c'è un tuca tuca di persone. E si dice che in quel modo si riceve lo Spirito. Purtroppo per i miei amici cattolici, Atti 19, 5, 6, dice: Lo Spirito scese sull'oro, poi continua. E siccome lo Spirito era sceso sull'oro, accade qualcosa parlavano in altre lingue e profetizzavano. E il parlare in altre lingue non è auguri, auguri, auguri. È un parlare in lingue sconosciute. Lo stesso segno che noi troviamo in Atti 2. Non è questo il soggetto della nostra riflessione, ritorniamo a noi. Mediante l'imposizione delle mani, quindi gli apostoli pregano per la guarigione. Anania aveva imposto le mani su Saulo da tarso cieco e Saulo aveva recuperato la vista. Abbiamo letto che pregavano, imponevano le mani per il battesimo dello Spirito, ma gli apostoli impongono ancora le mani per confermare un ministero, non per trasferire. L'imposizione delle mani di un apostolo non trasferisce un ministero. Sempre per la logica che dalle mani di un uomo non esce nulla. Siamo sempre davanti ad azioni simboliche. E se non sono simboliche sono delle azioni spirituali, ma non passa mai da un uomo ad un altro. Quindi non vengono conferiti i ministeri, vengono confermati. Atti capitolo 6, versi 5 e 6. E della scelta dei diaconi. Dopo che gli apostoli decidono di scegliere dei diaconi per la mensa di Gerusalemme, li nominano, quindi hanno già scelto le persone e dopo averli scelti, la scrittura dice: Li presentarono agli apostoli, i quali dopo aver pregato, imposero loro le mani. Siamo quindi davanti a un caso dove l'imposizione delle mani non accompagna la preghiera, ma diventa una forma di incoraggiamento, di pacca sulla spalla, cioè c'è il soggetto, avrei bisogno di qualcuno di voi che fosse qui e facesse da soggetto di preghiera, gli apostoli pregano, non pregano loro, pregano Dio per gli uomini che hanno scelto e dopo aver pregato li toccano. Quel tocco vuol dire qualcosa di particolare, quel tocco gli ha dato una carica, quel tocco può rappresentare la delega, così come Mosè aveva imposto la sua mano su Giosuè. Per cui l'imposizione delle mani può essere anche senza la preghiera. Per Barnaba e Saulo, Invece la storia è diversa. Capitolo 13, sempre del libro degli Atti, al verso 2. Mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito disse Mettetemi da parte Barnaba e Saulo, Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, anche qui, imposero loro le mani e li congedarono. La preghiera precede l'imposizione. La preghiera era di preparazione al mandato che viene affidato a Barnab e Saulo. L'imposizione delle mani degli apostoli, delle figure che sono in autorità nella Chiesa stanno a testimoniare un trasferimento, una delega. E questa cosa noi la vediamo anche in Timoteo, quando nella prima epistola, al capitolo 4, al verso 14, Paolo scrive Non trascurare il dono che è in te, il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani dal collegio degli anziani. Timoteo quando viene nominato per essere mandato, a curare la Chiesa invece dell'Apostolo Paolo, riceve un'imposizione di mani che non è dell'Apostolo Paolo, ma è di un collegio di anziani. E questo per noi vuol dire quanto vi dico, che l'Apostolo Paolo aveva intorno a sé uno staff ministeriale, aveva un gruppo di anziani che nel delegare gli altri pregano e impongono loro le mani su Timoteo. Il punto tragico è questo. Chi sono quelli che possono imporre le mani? Oggi molti entrano in dei locali che io non oso chiamare chiese dove ci sono conduttori che non si sa da quale scuola provengono, che non si sa solo quale apostolato sono nati, che non si sa dove hanno fatto il loro percorso di formazione ministeriale. E nessuno mi menzioni Saulo da Tarso, perché Saulo dopo essere stato fulminato dalla luce del Signore, Leggevamo poc'anzi che riceve l'imposizione delle mani nella chiesa di Antiochia. Paolo si sottopone a un percorso di formazione. Nella chiesa di Antiochia ci sono uomini, ci sono apostoli, ci sono profeti dai quali lui riceve il bagaglio necessario per poi essere mandato insieme a Barnaba. Nessuno cade dall'albero e scopre di essere fico scopre di avere un ministero. La scrittura dal Libro degli Atti ci dice che c'è un collegio degli anziani, che ci sono degli apostoli che nominano, che scelgono, che pregano e che impongono le mani. Quindi solo chi è stato delegato, dovremmo vedere questo come una forma di albero genealogico spirituale. Quando qualcuno vuol perregar per la tua vita non mettete la vostra testa sotto le mani di chiunque Se proprio volete mettere la testa da qualche parte mettetela sotto la doccia Solo chi a sua volta è stato delegato da altri prima di lui avere l'arbitrio di muovere la sua mano in un'azione spirituale. Purtroppo oggi le mani vengono usate non solo per delle nomine ministeriali, ma dicevamo nella nostra introduzione, ci sono persone che frequentano dei culti, delle riunioni, dove chi conduce al muovere le mani go down. o tutti a schiena a terra o tutti faccia a terra. Sembra uno di quei giochi dei bambini, no? Qual è il beneficio? Qual è l'utilità? I versi della scrittura mi dicono che quando vengono imposte le mani, ma imposte le mani con un contatto fisico, c'è una guarigione o c'è una delega ministeriale. le mani che si muovono per vedere persone cadere, altri rotolare, perdonatemi, ma queste cose io non le ho trovate nella Bibbia che leggo, se qualcuno di voi le trova sarò ben felice di prendere nota di tutti i versi biblici e di cambiare quanto vi sto dicendo. C'è uno studioso che nei suoi appunti sull'argomento ha scritto, in queste chiese moderne le mani hanno molta attività, mentre le ginocchia, per lodare Dio, hanno perso molto terreno. Tutti alzano le mani, tutti muovono le mani, ma nessuno più piega le ginocchia. È una triste... Realtà, ma è la verità dei nostri giorni. E riguardo al cacciare i demoni, le mani sulle persone e ci sono persone che si agitano, si sbattono, si dimenano. Almeno io, nei versi che ho davanti a me, ne ho uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove versi che parlano di liberazione dai demoni nel Nuovo Testamento, in nessuno di essi c'è l'imposizione delle mani. Avevamo letto nel testo di Marco imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Precedentemente il testo dice cacceranno i demoni nel mio nome, senza imporre le mani. Matteo capitolo 8 verso 16. Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati. Gesù scaccia gli spiriti con la sua parola. Botte, schiaffi, scaccia gli spiriti con la sua parola. L'autorità di Dio non si sente nelle mani, non si sente nelle grida, gliela devi far ascoltare al demone e al diavolo quando comandi via nel nome di Gesù. Non è questione di tono della voce, non è questione di forza nelle mani, è questione di fede. Matteo 17 e 18 ci dice che Gesù non usa solo la parola questa volta. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo. Ci sono circostanze in cui bisogna alzare la voce. Ma non è sempre. Però ci sono altri demoni a cui non basta parlare, a cui non basta gridare. Matteo 17,21. Gesù dice che questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Non bisogna far pregare e digiunare i demoni, ma è colui che compie la liberazione che deve essere preparato. Perché la preghiera e il digiuno non sono altro che strumenti di spiritualità. Vuol dire uno deve vivere un'intensa comunione con Dio. Non puoi far diventare certe cose dello spettacolo. Perché quando si parla di demoni, stiamo parlando di anime possedute, di anime private della libertà di vivere e di scegliere di anime tenuto sotto i legami del diavolo e queste cose non possono essere affrontate con leggerezza, non si possono prendere alla leggera e tante volte anche con ironia, perché la persona che si trova in una simile situazione è bisognosa di aiuto e chi va ad alzare le sue mani, chi va ad alzare la sua voce? Non deve andare a farlo tanto, il problema è il suo, accada quel che accada, perché così pensavano anche i figli di Sceva. Sette. È un solo demone attraverso la persona che era sotto il suo controllo, la scrittura dice. L'indemoniato impose le mani. Non furono i figli di Sceva ad imporre le mani, ma gli furono imposte le mani dal posseduto. E non dimenticarono più quell'esperienza. Al punto che il demone ebbe a dire loro, io conosco Paolo e il Gesù di Paolo, ma voi chi siete? Ecco allora la spiritualità che deve appartenere a ciascuno di noi. Non leggo il rimanente dei versi perché il nostro tempo sta correndo in maniera impietosa e devo quindi per forza giungere a delle conclusioni. Ogni chiesa ha il suo governo ministeriale. Ogni chiesa ha un ministro o ha un gruppo di ministri e nell'esercizio del ministero, e quindi nelle riunioni ecclesiali, l'imposizione delle mani deve essere praticata da coloro che sono nel ministero. A meno che questi nel, nell'esercitare la preghiera, nell'andare incontro ai bisogni delle persone, Possono delegare altre persone, ma anch'esse coinvolte nel ministero, non possono essere gli ultimi arrivati, proprio tenendo conto di quello che abbiamo detto. L'imposizione delle mani è un'azione che richiede l'autorità di Dio, altrimenti più di qualcuno corre il rischio di far la fine dei figli di Sheva. Quando si chiede la preghiera con l'imposizione delle mani, la fede non deve essere nelle mani, ma la fede deve essere nel Signore che tocca la nostra vita. Nel nostro contesto ecclesiale non si impongono le mani per fare attrazione, anzi ogni ministro, prima di alzare le mani, ci deve ben pensare, perché l'Apostolo Paolo suggeriva, consigliava, ammoniva il giovane Timoteo nella prima epistola, al capitolo 5, al verso 22. Questo è un verso che chiunque serve nel nome del Signore dovrebbe tenere scritto, sapete dove? Non sulla fronte, non nel cuore. Vorremmo utilizzare la saggezza ebraica che si legavano i testi biblici. Ogni buon servo del Signore dovrebbe avere a carattere di fuoco, non qua, ma qua, sulla parte superiore delle mani, inciso con un bel tatuaggio spirituale. Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non farti complice dei peccati altrui. Cosa vuol dire? Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non farti complice dei suoi peccati. Sicuramente l'Apostolo Paolo non sta dicendo a Timoteo di non pregare per gli ammalati. Qui siamo di fronte a un discorso di pastorale e quindi di delega ministeriale. Prima di trasferire ad altri la tua autorità, prima di trasferire ad altri una delega ministeriale, fai attenzione che siano uomini e donne degni di fiducia, perché nel momento in cui affidi ad altri quello che ti è stato affidato e lo stai affidando a qualcuno che è nel peccato, Ai, ai ai, tu diventi complice del suo peccato. Perché la tua delega ministeriale giustifica la sua condotta, perché la tua delega ministeriale giustifica il suo modo di vivere, non aver fretta di imporre le mani ad alcuno. Signore, se è necessario, così come dice il Vangelo, Bozzale, tagliale. Meglio entrare nel regno dei cieli senza le mani che avere entrambe le mani e correre il rischio di non entrarvi. C'è molto di più dietro un semplice gesto. Ecco perché la primitiva Chiesa parlava di dottrina dell'imposizione delle mani. Perché allora come oggi... Ricordate Simon Mago con l'Apostolo Pietro? Quanto devo pagare per avere anch'io quello che hai tu? Mi piace, è bello, è suggestivo, è emozionante, ma la spiritualità non è scuola di magia, non è abracadabra, sim, salabim, sono tutti trucchi di illusione. Nelle cose dello Spirito non c'è illusione, nelle cose dello Spirito c'è questa verità. Se Dio agisce, il diavolo indietreggia, se Dio non agisce, è il diavolo ad avanzare. E noi vogliamo che attraverso la Scrittura la nostra fede cresca in maturità e possiamo vedere la gloria di Dio in mezzo a noi. E possiamo avere uomini e donne che non abbiano fretta di imporre le mani, perché hanno compreso che dietro quell'azione c'è molto di più di un semplice gesto di un momento. Per tutti vale l'invito ad essere preparati. Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, diceva il testo di Marco. Chiunque avrà creduto sarà battezzato, sarà salvato. E poi c'è l'elenco che abbiamo letto. Imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. A chi non è nel ministero? Prima di chiedere a qualcuno di mettervi le mani sulla testa, sulla fronte, sulle spalle, volgete la vostra preghiera a Dio. Lui ha una mano immensa e può raggiungervi in ogni parte della terra. Consentitemi una finestra in conclusione, perché abbiamo parlato di imposizione delle mani e io già so che qui almeno in loco mi aspetto questa domanda. Ma le mani come si mettono? Allora ho bisogno per forza di qualcuno che si offra volontari. Se puoi venire, fratello Gennaro, non è scuola di imposizione delle mani, ma in virtù di quello che abbiamo detto, abbiamo parlato che è un'azione che accompagna un'azione di fede. Che non ci deve essere una forza che si esercita nella mano. E vi faccio un esempio: so che queste cose potranno dare fastidio a qualcuno. Conosco tante persone che mi hanno detto sei nato per dare fastidio. Quindi dopo più di 40 anni ci sono abituati e se do fastidio non ci faccio neanche più caso e ne ci do peso. Imposizione significa porre sopra. noi pensiamo al capo ma anche questa è un'imposizione delle mani anche questa anche questa non questa non questa questa e senza neanche schiacciare e far sentire. Ricordate il bambino e far sentire la mano che protegge. Grazie, fratello Gennaro. Non ho fatto nessuna imposizione per delega ministeriale. Spero che anche questo possa servire e possa essere d'aiuto perché il nostro desiderio è vivere una Chiesa e avere una Chiesa sana e santa nel Signore. Dio vi benedica.